cry, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Salve, un saluto a te che stai guardando il mio video. Come sempre lo guardo e lo commento quasi live. Beh, queste sono tutte le fesserie che ho combinato nel 2019. La stagione è cominciata molto tardi quest'anno. Comunque parlo delle fesserie, le chiamo così, combinate con le due ruote e non solo. Beh, qui ho venduto la mia Benelli che l'avevo comprata l'anno prima e ho comprato direttamente la Vespa 300 GTS. Era un desiderio che avevo da tanto tempo e quindi l'ho fatto, anche perché alla Benelli purtroppo non mi ci sono affezionato. E qui siamo già al raduno della Vespa in un paese dalle mie parti, Braunfels, raduno dove ci sono fino a 400 Vespe di tutti i tipi, veramente in tutte le maniere, in tutti i colori, è veramente molto bello. Paese abbastanza antico della Germania, dove puoi ritrovarsi con le Vespe al centro della piazza, è veramente molto carino. Qui il giro tra un po' tutti insieme. Questo raduno viene organizzato da italiani ed è molto carino, c'è roba da mangiare, anche gratis. Si conclude sempre facendo una quarantina di chilometri tutti insieme, con un codone che non finisce mai, veramente 300-400 Vespe, tutti in giro, tutti quanti insieme, veramente tantissimo. E per poi verso la fine del raduno, la sera, c'è musica, si mangia insieme, veramente una cosa molto molto carina. Quest'anno il tempo non è stato tanto carino e quindi ci sono veramente pochi tour, poca roba con le due ruote in giro. Qui ero in viaggio da Bari verso la Croazia, prendendo il traghetto da Ancona verso Spalato, e qui ho incontrato poi la mia compagna nel paese di Omish. Omish è a una trentina di chilometri da Spalato. Lei è venuta dalla Germania fino alla Croazia, a Omish, e ha portato le nostre bici con sé. E ho reso un po' insicura la zona anche qui. C'è da dire, spesso si vede che la bici va un po' velocina, ed è perché, dico la verità, è cippata e ha la pedalata assistita fino a 50 all'ora, quindi a volte sui video sono accelerati veramente di sé, cioè li accelero io per mettere un po' più scene, per far vedere un po' più scene così, però a volte quando cioè il video ha una scorrevolezza normale, è veramente, la velocità è qualcosa di incredibile in bici, sembra di andare a 70-80 all'ora quando si va a pieni 50. Questo è sempre una parte del paese di Omish. Siamo andati a Omish perché è uno degli unici posti della Croazia con sabbia in spiaggia, altrimenti non se ne trovo quasi per niente. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack. Beh, qui c'è sempre festa, in fine settimana ci sono sempre concerti e c'è tanta bella vita in questo paesino. Ci siamo fatti un tour in barca fino al paese di Bol, sull'isola di Brač. Stupendo, acqua cristallina, un bellissimo paesino con una spiaggia molto interessante ed è anche molto conosciuta.
c'è una lingua di spiaggia di Bracciolina molto lunga e molto carina, veramente sempre piena di gente, un posto veramente molto visitato dai turisti. Parlo chiaramente delle spiagge perché nel paese non si vede quasi nessuno. E qui eravamo al ritorno. Con le bici sempre con noi, abbiamo chiesto il permesso di portare le bici con noi perché non lo fa quasi nessuno. Queste sono un paio di foto di questa lingua di Bracciolino che sinceramente non so se sia artificiale o meno. Qui ci siamo già spostati per altri 4-5 giorni a Rovigno. Rovigno è un bellissimo paesino dove ci ritorniamo quasi tutti gli anni e queste sono le spiagge di Rovigno, sempre in mezzo alla pineta, molto molto carino il posto, è perfetto per fare delle escursioni in bici. Hey kid, o anche per chi fa delle arrampicate, ci sono molte pareti libere dove poter fare arrampicate liberamente senza dover chiedere permessi così via. Questo è un posto molto molto carino. Chiunque ci passa ci fa la sua colonnina, ne ho fatte anche un paio per lasciare il segno mio. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Tramonto su Rovigno è qualcosa di spettacolare sempre. Noi prendiamo sempre un paio di bicchieri di vino e ce lo gustiamo seduti, tranquilli, bello, è qualcosa di molto carino. L'acqua qui è sempre, l'acqua del mare chiaramente, è sempre bella pulita, non l'ho mai vista sporca, mai, niente, è sempre limpidissima. E qui ero in giro in bici, mi soffermavo un po' a guardare tutto quello, cioè a tutto quello che vedevo che era interessante mi fermavo a guardarlo. Un posto abbandonato dove ci vive qualche barbone, ma è veramente abbandonato. E qui già torniamo. Comunque questa è stata una vacanza di 3 settimane tra Italia e Croazia. C'è stato molto di più, ma come detto all'inizio, parlo solamente di quello fatto sulle due ruote e non solo. Io mi sono fatto un bel tour di un paio di 100 chilometri in un posto dove c'è sempre un raduno di motociclisti, si chiama Grossenfeldberg, con la Yamaha XSR 900, una stracciata. Questa moto ha un sound bestiale, veramente veramente bella, è una 3 cilindri con 116 cavalli, ma molto molto bella da guidare, con una potenza incredibile. Qui eravamo a settembre, ci siamo fatti un tour in Vespa nelle nostre parti. Comunque sempre i nostri tour, anche se sono, cioè non ci allontaniamo troppo dalla base, alla fine diventano sempre come minimo un paio di 100 chilometri, come in questo caso. Qui di nuovo a Braunfels, dove eravamo prima al raduno. Qui è la città di Wetzlar, una cittadina bella carina col centro storico molto molto bello e caratteristico, anche con case tedesche antiche, veramente bello. Beh, qui ho comprato la mia prima Vespa Special 50, ne avevo sempre avuto il desiderio e adesso, cioè in questo caso, ne ho avuto la possibilità e ho comprato la prima.
tra l'altro prezzi esagerati qui in Germania, ormai sono arrivati alle stelle, per meno di 3.500 euro non si riesce a comprare una Vespa del genere, se è in buono stato. Questa poi era stata tutta fatta particolare, verniciata in bianco perlato con sette mani di vernice. Beh, comunque l'ho modificata un po' a modo mio, perché io la volevo un po' più sportiva, come vedete adesso, un po' più sportiva e classica allo stesso tempo. Questo è stato un anno in cui ho cominciato, almeno alla fine dell'anno, ho cominciato a comprare una Vespa dopo l'altra, perché dopo ho comprato questa me ne sono innamorato veramente di brutto delle Vespe, ancora di più. Qui siamo stati una fiera di old time, sia per quanto riguarda le moto che per quanto riguarda le auto, con pezzi di tutti i tipi. Qui veramente si trova veramente di tutto. Questa fiera la fanno due volte all'anno in Germania. Una volta la fanno a Hockenheim, lì dove si fanno anche le gare della Formula 1, e una volta in questa città, Mannheim, lì dove eravamo noi, tra l'altro. Si trova veramente di tutto per quanto riguarda le moto, ma solo roba vecchia. Non trovi un articolo che può avere meno di 20 anni, assolutamente no. È una fiera dove comunque si può comprare, tutto quello che viene esposto si può comprare. Dopo aver comprato la prima Vespa mi sono veramente fissato per le Vespe e sono andato in cerca di una con il mio anno di nascita e ho trovato questa qui. Era abbandonata, mal ridotta, veramente c'era da fare tantissimo lavoro. E un po' alla volta lo vedrete nelle foto quanti cambiamenti le ho fatto, quante modifiche fino a renderla così come volevo io. Come vedete, cambio di ammortizzatori, pezzi, ruote di scorta, gomme nuove, cerchi nuovi, marmitta nuova, cilindro nuovo, veramente un bel po' di roba cambiato su questa Vespa, come già detto, per renderla come la desideravo io. Bella marmitta casinista. Facendo così ho cominciato a innamorare delle Vespe, di tutto quello che è questo mondo, anche amici miei, e qui Nico, siamo andati a comprare anche una per lui. Questa era una domenica di pioggia, ma non ci interessava, dovevamo comprarla assolutamente anche per lui, una Vespa. Oh Mimo, pugnale rosso, ultima qua. Oh, ambition, come. Facciamo il test, Mimmo, che dici? Partirà. Beh, qui c'erano stati un po' di problemi con questa Vespa, quindi gli ho sistemato il carburatore, ho fatto un paio di lavoretti, e qui dicevo a Mimmo che già prima, la Vespa è a posto. Infatti poi è venuto da me e ci siamo fatti un giro insieme. Guardate il fumo che esce dalla mia, era ingolfato. Ho annebbiato un po' di vicino. Come ho appena detto, ho fatto innamorare un paio di persone delle Vespe. Questa l'ho comprata per mio cugino, che assolutamente, vedendo le mie, ne ha voluta una anche lui, e l'ho presa da uno che l'aveva anche un po' abbandonata, e ho cominciato a modificarla anche a modo mio. E sì, finché poi non abbiamo speso anche qui buoni 3.000 euro tranquillamente.
questa era col motore originale, che non era originale, cioè come l'ho comprata, e penso fosse più di 100 centimetri cubici perché faceva un casino che, come sentite, e tirava di brutto. L'abbiamo dovuta rimodificare, mettergli un cilindro più piccolo perché era troppo tosta. Faceva tranquillamente 90 all'ora, quindi vivendo in Germania non vogliamo esagerare a fare le cose illegali. L'ennesima Vespa. Questa è di un vicino di casa mia che l'aveva comprata, ce l'aveva da 15 anni abbandonata, aveva perso chiavi, tutto, aveva perso documenti, non aveva più niente, era veramente mal ridotta. Quattro mani di vernici, una addirittura, l'ultima, era stata fatta con un rullino, con un rullo, cioè proprio fatta male, con polvere, di tutto c'era messo in questa vernice. Era veramente da restaurare completamente ed è stata la prima Vespa che ho completamente smontato fino all'ultimo buloncino e rimesso insieme e riverniciata e fatta a modo mio anche. Volevo qualcosa di pazzo, di particolare, in pratica gli ho tolto tutta la vernice alla carrozzeria e l'ho verniciata con vernice trasparente, opaca, e l'ho rimontato, l'ho lasciato così. E qui era già verniciata. Ho modificato anche le luci posteriori con frecce e lucifreni integrati. Marmitta sportiva, ruote nuove, cerchi nuovi, veramente un bel po' di materiale comprato per questa Vespa qui. Ho creato qualcosa che mi girava così per la testa, che mi sono sognato durante la notte. Da un piacere vedere queste, guardarsi queste vespette una accanto all'altro, che non posso, non si può dire a parole, si deve guardare con i propri occhi. Qui ci siamo fatti una vacanza a Marrakech con la mia compagna di 5 giorni, facendoci anche un tour con i quad all'inizio del Sahara, del deserto del Sahara. Bisogna viverle una vacanza del genere per poter capire veramente tutto come si vede nei film, come si vede in televisione. Anche essere in giro a Medina, nella parte storica di Marrakech, troppo interessante. Ed abbiamo fatto di tutto, ci hanno fatto tenere serpenti in mano, un po' di tutto quello che si poteva prendere da questo posto come esperienza l'abbiamo fatto. Abbiamo abitato anche direttamente a Medina, proprio nel centro della città, e beh, qui eravamo in giro un po' nel deserto. Siamo stati anche ospiti mentre facevamo il nostro tour da una famiglia del posto, chiaramente, che ci ha offerto del pane con olio d'oliva e il classico tè. Mi diceva tutto il tempo il capo di questa spedizione di non fare il cretino col quad, io non riuscivo a darmi pace, cioè ero sempre lì a fare sgommate. Non si vede nel video perché avevo purtroppo la camera, ce l'avevo proprio messa male, non mi ero organizzato veramente per portare con me la videocamera sul quad, e vabbè. Siamo verso la fine, spero vi sia piaciuto il riassunto di quello che ho fatto in giro con le moto sulle due ruote, quello che è nel 2019. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima.